Questo è un momento in cui io vorrei potervi conoscere personalmente, chi lo sa, per qualunque cosa poi ognuno di noi sarà chiamato a fare nella vita, perché sono sicura che questi incontri sono come dei semi lanciati, i cui frutti non sapremo, non possiamo prevedere, ma per me è un momento proprio anche di respiro, di ossigeno in un momento un po' particolare, possiamo anche dirlo, un po' difficile, no? Perché improvvisamente vediamo cambiare lo scenario rispetto ai progetti e agli impegni che avevamo assunti, ma queste sono sicura, non so in che forma, ma sono sicura che sono le cose che restano nel tempo, perciò il mio essere qui oggi non è tanto necessariamente legato al fatto di essere ministro della giustizia, ma per il desiderio proprio di conoscere voi e di poter toccare di prima mano una ricchezza di cui ho tanto sentito parlare. La vita siete voi, quello che possono fare le istituzioni e le norme è semplicemente dare un'infrastruttura per sostenere e favorire un impegno che però nasce necessariamente da chi è in contatto con il bisogno e con la vita reale delle persone. Le istituzioni hanno bisogno di realtà così. È vero, se è vero che le istituzioni possono avere qualcosa da offrire, supporti finanziari, infrastrutture, strumenti normativi, eccetera, per agevolare il vostro lavoro, è anche vero che le istituzioni, soprattutto quelle che entrano più a contatto con i bisogni primari delle persone, ce la fanno bene e funzionano bene quando c'è una sinergia con realtà come la vostra. Perciò intanto grazie e sono qui ad ascoltare davvero tutto quello che avete detto. Tra i primi e stai al meglio e anche questo. No, io sono fatto sapere.
donne il pollo così, se no non lo Trovate il modo di raccontare le vostre storie, di farle conoscere. Capisco che ogni volta che voi le raccontate è come rimestare, no? Rigirare un coltello nella piaga, è un costo enorme. Però è l'unica cosa che io credo possa veramente creare un ambiente favorevole a comprendere il valore di realtà come queste, poi soprattutto attraverso realtà come questa la possibilità, cioè che il cambiamento è veramente possibile, perché non ci crede nessuno. Nei vostri racconti ogni parola, ogni accento, ogni sospiro è così autentico che è veramente convincente, però bisogna sentirvele raccontare, bisogna trovare il modo che le persone le sentano. Grazie.